non lo so, quasi un architetto della pizza, da come guardi quella pizza, sembra che stia prendendo proprio le misure. E lui ha ricevuto il premio Best, è sparito, non so dove l'ho messo, premio Best in Town da parte di Sky, quindi il miglior pizzaiolo di Ravenna provincia. Bravo, Quindi, bravo. e ha avuto l'intelligenza di buttare subito il suo fiuto, il suo occhio sul bambù da utilizzare nel discorso della pizza. E ne è uscito un qualcosa di molto carino e simpatico che però vorrei che raccontassi tu. Ciao a tutti, intanto buonasera. Diciamo che ha riscosso subito una bella. Scusa. Ha riscosso subito tanta curiosità nei miei clienti. Pizze particolari con un gusto nuovo. Io per spiegarlo, perché la gente logicamente nel Ravennate ha molto paura di provare cose nuove, però. L'ho subito buttata come idea, tipo provatela al sapore di carciofo, più delicato del carciofo. E come idea è piaciuta, logicamente bisogna spingere nel prodotto, nel senso agli amici, ai conoscenti, così io da ristoratore le prime pizze gliele butto in mezzo al tavolo a gratis, gliele faccio provare, logicamente perché la gente sennò ha paura di spendere del denaro però la volta dopo. Il bello è che tutti cercavano questa novità di pizza, quindi torna subito il resoconte, quindi in poche parole. Abbiamo provato diversi tipi di bambù, certi sono un attimo come si può dire, da mettere a punto, perché sono cose nuove, però ha riscosso tantissimo successo nella clientela, è piaciuto molto. Quindi anche se Ravenna sono tradizionalisti, ma come poi nel resto d'Italia, l'idea che ne parlavamo anche stamattina, il famoso assaggino gratuito, vedete che il famoso assaggio della corruzione, riusciamo sempre a essere a corrompere, no? E perché dopo la richiesta, questo è importante, che la richiedono. La richiedo. E più secondo me adesso è il momento giusto perché tutti capiscono di cucina e quindi hanno voglia di assaggiare cose nuove. Questo è un prodotto che a Ravenna ora ce l'ho io. E tutti dicono, ah, l'ho mangiato dal cinese anni fa. È una cosa diversa. Questa è una cosa che secondo me è lavorata anche a maniera gourmet, visto che adesso va molto di moda la pizza gourmet o cavolo un altro, viene un prodotto lavorato molto molto bello, molto saporito e soprattutto anche quello che mi avete fatto provare al naturale, gli si riesce a dare qualsiasi gusto che uno vuole. Quindi se uno niente niente sa fare un po' la lavorazione anche un po' in cucina, si sbizzarrisce come vuole, quindi è veramente notevole. Bravo! Naturalmente l'abbiamo pagato per dire queste cose, no. Anzi, io specifico una Io ogni cosa. tanto sono sincero. Io specifico una cosa, i tre signori che vi sto presentando oggi hanno accettato, non è che siano più pagati o cose di questo, cioè queste sono persone che stanno seguendo l'azienda, quindi fanno parte, stanno facendo parte della famiglia, direi che non sia una cosa da poco. Comunque, Nick, noi chiaramente ti facciamo tanti auguri, però Grazie. io sono già andato a vedere su TripAdvisor, io ho già visto che la gente scrive: ho assaggiato la pizza al bambù, straordinaria, ve la consiglio. Quindi, Presidente, qui è tutta comunicazione gratuita che gira. No, ma Infatti, adesso prepareremo diceva Nix, poi avevamo mandato un po' di dei campioni, biscottini per le pizzerie. vorrebbe fare da testimone a lui, no? Quindi,